Dopo le rigide giornate di forte pioggia e neve, ora tocca la conta dei danni nel campo agricolo e non solo. Diverse regioni hanno già avviato le procedure per poter avere accesso ai fondi per lo stato di crisi. Anche la Puglia, attraverso l'assessore regionale alle risorse agroalimentari, Leo Di Gioia, ha intrapreso la strada di primo intervento. I primi aiuti concreti arrivano per il settore vitivinicolo. L'assessore Di Gioia sottolinea che per l'attuazione di interventi di ristrutturazione e riconversione di vigneti atti a produrre vini di qualità, è stato approvato l'atto di emissione e finanziamento per circa 9 milioni e mezzo di euro destinati a 192 aziende vitivinicole pugliesi, ammettendo all'istruttoria ulteriori 141 domande di aiuto per oltre 3 milioni di euro. Intanto l'Organizzazione Comune del Mercato del Vino per quest'anno ha messo a disposizione 27 milioni di euro, di cui 13 per l'azione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la restante parte per l'attuazione degli interventi previsti dalle misure di investimenti. Intanto, la richiesta di stato di crisi che l'assessore regionale Di Gioia ha presentato al Ministero delle Politiche Agricole sono già il grande punto di partenza per rialzare le imprese agricole che negli ultimi giorni sono state vittime delle calamità naturali.